In principio era l'Unione Europea, poi venne l'euro e con la nuova moneta le premesse per la nascita di un'autentica unione economica e monetaria fondata su quattro elementi costitutivi: fiscale, economico, politico e bancario. E proprio al tema dell'unione bancaria ha dedicato le sue attenzioni l'ABI organizzando un seminario di formazione riservato ai giornalisti italiani. Testimonianze e interventi dei massimi rappresentanti ed esperti dell'associazione hanno svelato tutti i particolari di cronaca di una rivoluzione che ha coinvolto e continua a coinvolgere banche, imprese e cittadini d'Europa. Quello dell'Unione Bancaria è un progetto che ha visto la luce solo a novembre dell'anno scorso, ma che è stato avviato dall'Unione Europea fin dal 2010, allo scopo di garantire la stabilità finanziaria della zona euro sul tema della vigilanza e delle ristrutturazioni bancarie. Il tutto sulla scia della crisi innescata negli Stati Uniti dai mutui subprime del 2007, che ha reso necessaria una profonda revisione ed evoluzione della normativa europea riguardante i sistemi di controllo sulle banche. E va detto che, a proposito di norme, molto da allora è stato codificato, ma molto resta da codificare. Questo perché, secondo il giudizio espresso dal presidente dell'ABI Antonio Patuelli in apertura dell'incontro con i giornalisti, mancano ancora elementi fondamentali che consentano all'Unione Bancaria di funzionare pienamente. Manca un testo unico bancario europeo, ha ricordato, contraddizione accettabile sì, ma solo in una fase transitoria, così come manca un testo unico per la finanza e un diritto penale comune. Per chiudere il cerchio occorrono quindi norme univoche, frutto di un disegno complessivo che nasca magari dalla sottoscrizione di trattati, perché regolamenti e direttive non sembrano più sufficienti a superare una difficile impasse. Insomma, ha commentato Patuelli con un felice accostamento, l'unione bancaria va completata perché altrimenti è come una bicicletta con un solo pedale.